Eh sì, cari amici, che maleducazione, perché guardate un po' lo spettacolo indecente che mi trovo ad osservare quest'oggi. In particolare siamo in località Santa Maria del Rovo, nei pressi di una scuola primaria e particolarmente la scuola primaria di San Martino, vicino ad una chiesa. Ma la cosa strana è che questo spettacolo si ripete saltuariamente circa una volta al mese. Chissà come mai. Boh, lo chiederemo a chi di dovere. E dunque a questo punto la curiosità ci ha portato a salire un po' più su e siamo giunti in località San Martino e ora vi mostro un qualcosa di molto molto interessante, ecco. Egoista, cioè, perché no? Perché non dovrei... E c'è anche qualche cagnolino che approfitta dello spettacolo per fare merenda e questo è lo spettacolo che troviamo invece proprio in località San Martino poco prima di giungere, ecco, alla fermata dell'autobus, laddove poi ci si avvia per l'eremo. Questa è la situazione. A questo punto la curiosità ci spinge a raggiungere la fermata dell'autobus che ho proprio davanti a me. Ora giro la videocamera e ve la mostro. Eccola qua, questa è la fermata dell'autobus. Cioè, cosa succede invece se ci spostiamo di fronte a questa fermata? Beh, ecco, molto serenamente possiamo osservare un ulteriore spettacolo di rifiuti di qualsiasi genere, ma la cosa ancora più interessante, ma a mio avviso più sconcertante, è un'altra, è che qui c'è scritto area videosorvegliata. Quindi a questo punto io credo che la registrazione effettuata dalla polizia locale per fini di controllo ambientale ci dovrebbe anche un po' far capire chi sia stato il malfattore oppure i malfattori. Beh, indagheremo, amici, alla prossima.